Allora, buongiorno a tutti, oggi la giornata è freddina, bisogna dire la verità. Domani forse cominciamo a fare i bagnetti in diga, vediamo se riusciamo. Allora, voi vi ricorderete che avevamo fatto quei servizi, c'era stata tutta quella polemica per quanto riguardava Isola Verde, perché l'amministrazione aveva concesso un allargamento degli spazi, di quei, in particolare quegli operatori che erano stati fortemente danneggiati dalle mareggiate, e poi era venuta fuori una polemica perché ci sono quelli lì, alcuni di Isola Verde, che avevano la spiaggia libera sotto mano e gli si è fare 100 metri, e quindi hanno cominciato a criticare l'amministrazione. È venuta fuori tutta una serie di sono andati sul giornale dicendo che è intervenuto anche il presidente di Lega Ambiente di Padova sui giornali dicendo che l'amministrazione comunale riduceva lo spazio che è previsto per la legge regionale del 20%, e quindi praticamente c'era questa cosa qua. Su questo il sindaco è intervenuto, aveva fortemente criticato questi di Lega Ambiente dicendo che c'è il 20%, e il Giorgio Bellemo, presidente di Ascot, aveva spiegato che c'è il 20%, e anche il sottoscritto aveva criticato. Ma anche perché ho criticato? Perché gli operatori sono l'avanguardia, la prima linea del cambiamento climatico, e in particolarmente Isola Verde, dove c'è veramente un problema di arenile, lì dopo la linea delle dune sono oltre 2 metri di dislivello, e se arriva al mare praticamente gli operatori di Isola Verde, senza sapere, adesso c'è tutta la storia da Wolkenstein che non si sa come andrà a finire, erano lì a mezzanotte col tempo, col maltempo, la mareggiata, a cercare di tamponare, ed è grazie alla loro così stimolo continuo che la Regione Veneto ha sempre continuato a investire per quanto riguarda le difese, ma non solo a Isola Verde, anche a Sottomarina, anche a Jeso. Insomma, è un problema di cambiamento climatico non da poco, come ho visto. Concludendo, a un certo punto, per tutta una serie di motivi, è venuto fuori il dubbio che c'era sto 20%, non c'era, per quanto riguarda la spiaggia libera. Io onestamente devo dire la verità, siccome anche io mi sono un po' esposto, ho spiegato i motivi, a un certo punto a più di qualcuno dell'amministrazione, compreso il sindaco, gli ho detto: ma scusate, questo 20% c'è o non c'è? Perché a un certo punto, qualche giorno fa, sui giornali c'è quella signora architetto di Isola Verde, che deve essere anche molto in gamba, che praticamente diceva: abbiamo ragione, non c'è il 20%, eccetera, eccetera. Allora, io ho chiamato il sindaco mi ha detto che hanno fatto una riunione questa settimana con i tecnici dei balneari, quindi c'è il tecnico di Ascot, il tecnico della Gebis e altri, i tecnici comunali, tra cui hanno partecipato l'ingegnere Napetti, il geometra Bruni, sempre dell'amministrazione, un altro dell'amministrazione, e prendendo tutte quante le concessioni, quindi misurandole, non so se c'erano presenti anche altre istituzioni, misurando tutto quanto è venuto fuori che la lunghezza dell'arenile è di 7.679 metri e la parte data in concessione, compresa anche, c'era il discorso, non si capiva bene, della spiaggia, quella del carabiniere, e anche quella che è 3 anni che è abbandonata, ma è sempre era quella dell'aviazione, praticamente sono 6.295 metri, quindi concessionabili da schede, quindi hanno misurato precisamente, e quindi con tutto questo possiamo dirvi che c'è il 20% di pochi metri, pochissimi metri, rientra in questo 20% della, previsto, diciamo, dalla regione. Ecco, detto questo, c'è un articolo di oggi sul Gazzettino a firma Diego Degà, in cui praticamente per quanto riguarda, voi sapete che c'è stata anche questa cosa della dirigente del Demanio, la dottoressa Ballarin, che è stata spostata dal sindaco e gli è stata tolta la delega del Demanio, passandola all'ingegnere Lucio Napetti. Ma sull'articolo del Gazzettino di questa mattina di Diego Degà dice che praticamente gli è stato chiesto, per alcune pratiche, di prendere in mano lei. Qualcuno mi ha detto, cioè, mi ha scritto che io sono il difensore dell'amministrazione. Non sono il difensore dell'amministrazione, io sono uno che sono libero, e quindi quando c'è da dire all'amministrazione che ha ragione,
gli dico che ha ragione e quando c'è da criticare, critico. Ecco, questo è tutto. Chi ha da capire, capisca. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli quattro stagioni così da non pensarci più vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto, a 360 gradi.